Bentornati qua sul canale, oggi siamo qui per provare LEGO 2K Drive tramite il PlayStation Plus. È un titolo che ho sempre guardato con un po' di curiosità e oggi finalmente posso provarlo con voi e farci due chiacchiere sul gioco in questione, che mi auguro sia molto molto bello. Me ne hanno parlato abbastanza bene in realtà da quello che mi hanno detto, quindi insomma, sembrerebbe comunque essere un titolo interessante, quantomeno. Vabbè, ho letto e compreso, sì. Va bene. Accetta, accetta, ac posso accettare, basta. Grazie, grazie mille. Tanto chi se li legge tutte quelle cose lì? Nessuno, nessuno penso. C'è uno che se li legge, complimenti perché non so come fate. Benissimo, allora, connessione in corso. Io direi che abbiamo intanto gioca con amici, con tutti, oppure gioca e basta. Abbiamo la stagione 3, che immagino sia una cosa tipo il pass, ok? Che si può potenziare, immagino, pagando e direi di no al momento. Ma la cosa che più mi interessava, c'è una modalità carriera, carriera, questo però è la carriera del personaggio nostro, gioca. C'è anche la storia, ok, e oggi volevo soffermarmi un po' su queste cose. Storia, coppa, gara, minigioco. Cos'è il minigioco? Vabbè, gara penso sia la gara classica, coppa, una coppa creata, storia. Proviamo con la storia per incominciare, poi vediamo un po'. Vediamo un po' com'è anche il minigioco. Da satelliti orbitali, ecco canale notizie bomba. Ciao, Mattonia, sono Vicky Velox. E io sono Parker Carr. La novità di oggi è tu guidi veloce, davvero, davvero veloce. Ti piace creare? Fare tutto a pezzi. E vuoi vincere l'Astrocoppa! Ma oh no, è lassù nel cielo! Tranquilla, c'è una gara nel cielo! Il Gran Premio Astrocoppa! Gli sfidanti devono raggiungere l'Astroarena con i propri mezzi di trasporto. Ma per alzare l'Astrocoppa dovrai battere un mucchio di piloti fuori di testa. Fuori di testa come questi! Ehi, si schiantano apposta! Già, sono matti! Matti da becare! E ovviamente dovrai anche sconfiggere l'imbattuto. Il mai colto sul fatto ma probabile imbroglione. Il campione Probabile. supremo e classico super cattivo? Shadow Sea! Sono io, Shadow Sea! Ti parlo a pezzi perché sei uno sconosciuto senza nome che all'improvviso vuole mettermi i bastoni fra le ruote! D'accordo, sì, levati dai piedi! No! Sono Clutch Fulmington, ex asso del volante e ora carismatico mentore per piloti dilettanti, il che è una fortuna per te e per la trama del gioco. C'è aria di tutorial! No, 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 beh, forse sì, ma uno divertente, forse. Comunque non hai scelta, scheggia. Si parte! Urrà! Ma sembra veramente stradivertente comunque. Seguimi, scheggia, ti porto all'autodromo Va Fulmington. bene. Cerca di non uscire di strada. I turbocampi ti faranno impazzire. Le corse non le avremo inventate noi, ma ne siamo ossessionati. Ogni pilota sogna di partecipare al Gran Premio Astrocoppa. Dovrai Ma c'è vincere anche una il bella NOS. gara per Ma arrivarci. e la macchina si è trasformata. Fuori strada, questo è poco, ma No, ma che sicuro. bello! Cioè, le macchine si trasformano in base a dove sei? È bellissima questa cosa. Comunque, Proprio la strada allora, il giusta. sistema di guida mi sembra arcade, sì, però un po' pesante. Ci sta, ci Presento i sta. Turbocampi, la capitale mondiale delle corse. Qui troverai Tipo di spostarsi tutto. un po' pesantino, magari. Una squadra d'eccellenza che Però, sa cioè, tutto alla fine sulle non è un corse. problema, è una cosa del gioco, è una Snack dal rinomato Vado caratteristica e ci Comando. sta assolutamente. Può E ode il piacere Cerchione, o può non dove potrai fare piacere. dei salti spettacolari.
Abbiamo persino un garage dove puoi creare il tuo bolide personale. Ok. È la mia preferita, la Clutch Tower, il nostro quartier generale. Perfetto, perfetto. Non dimenticarti di me, sono Stud, il simpatico, tecnologico, utilissimo drone. Stud ti farà da guida e terrà sotto controllo i tuoi... Al tuo servizio? Tuo servizio. Stud è un po' impolverato. Dopo questa presentazione gli darò una pulita. Nel frattempo diamo un'occhiata al tuo aspetto. Ok, quindi creazione del personaggio. Allora, indeciso... Indeciso è fantastico, no vabbè. Cioè, addio. Betty Boost... Anita predefinita, no, voglio indeciso. È troppo bello il nome indeciso. Se hai voglia di cambiare look, ti basta bello, andare su bello che l'ho capita dopo che l'ho detta. Ah, ok. Ok, scheggia, è ora della tua prima lezione. Ah, derapata. Dovresti vedere un segnalino arancione, seguilo per incontrare Clutch. Quindi si va di derapata. La città è bellissima comunque. Ci sono. Vabbè. Ehi, Fulmine, imparare a derapare non è noioso come imparare a parcheggiare. Dai, ti faccio vedere. Ok, ok. Derapata. R2 e curvi ed L2 per derapare, ok. Ci siamo, proviamo. Beh, è abbastanza semplice la derapata. È abbastanza semplice. Bisogna solamente. Come dire. Non avrei saputo derapare meglio. Farla al massimo, però. Che non è semplicissimo. Ok, ho imparato senza schiantarmi. Benissimo. Quindi in realtà è molto semplice, basta. Fare un po' di pratica. 40 crediti e 28 non so cosa. E altri 28 non so cosa. Ottimo, non vedevo qualcuno così in gamba a derapare da quando mi sono guardato allo specchio. Cambia subito, è bellissima questa cosa. Guarda che bello. Per me è strabella questa cosa. Ok, nuovo rivale. Clutch Hamilton. Vabbè, siamo già qui. Senza neanche volere, siamo già arrivati. Guarda che roba. Salve. Okay, scheggia, vediamo se riesci a battere me, una leggenda vivente. Ok. Dimostra che puoi rappresentare il team Fulminton con onore. Ti farò guidare la mia auto personale, la McLaren. Quindi anche la licenza, perché il nome originale e anche il logo. Bella questa cosa. Di un po' più modesto. Cos'è quel robo lì? Scusami, Clutch, ma... Spero che le ruote restino. Ah, è quello? Vabbè. Vai alla zona di partenza accanto a Clutch. Dovrei portarla a casa, in teoria. Ok, ricompense primo posto. Mi piace un botto come il gioco è gestito, come la progressione. Mi sembra molto, molto bella, molto divertente. Mi ricorda un po' Forza Horizon, un pochettino, Ovviamente un po' diverso, però mi assomiglia in alcune cose, mi assomiglia. Di tutta Mattonia. Oggi gli occhi sono puntati sulla nuova recluta di Clutch Fulminton. Esatto, Vicky. Le fonti dicono che secondo l'idea di Clutch, questo pilota arriverà dritto al Gran Premio Astrocoppa. Seguiteci su CNB per chissà, non perdervi questa chissà storia. Se ci arriveremo. Ricordate, se vi piacciono le corse, sono siamo qui per voi. Va bene. Spaccato. Cioè, io ho una macchina tipo un pochino più potente di loro, onestamente. Cioè, no, vabbè, bellissima questa cosa. Bella, ma fa anche incavolare. Abbastanza. Siamo sesti al momento. Devo un po' imparare i power-up come sono, perché... Non li ho ancora capiti.
ovviamente, normale. Eccomi qui. Ah, mi danno anche le ricompense quando ammazzo i nemici. Ricompensa, grazie. Ma io il nostro non lo uso mai, perché non lo uso? Ma il gioco è folle. Ancora un giro. Potenziamento a bordo. Cioè, il gioco è veramente folle, ragazzi. Mi sta piacendo tantissimo, devo dire. No, ma era lì il nemico, perché non me l'hai preso? Dai che ce l'ho fatta, la difficoltà mi sembra abbastanza classica, niente di troppo difficile, ma neanche troppo facile. Al momento, poi magari diventa più difficile andando avanti. Chissà, chissà. Dai che ce l'ho fatta. Dai. Vabbè, dai. Era ovvio che qui dovevano farti vincere in un qualche modo, Se no, cioè, dai. Aveva poco senso. È tipo un tutorial, una gara di tutorial, niente di che. Hai vinto una bandiera. Che vuol dire? Hai vinto un'auto di Cecil. Ok. Rivale sconfitto. Ricompense, molto bene. Ma con le ricompense che ho posso modificare macchine, immagino, queste cose qui, credo. No? Magari. Ah, la macchina mi sale anche di livello nel frattempo. Ti meriti assolutamente un posto nel team Fulmington. E sai una cosa? Hai vinto anche una bandiera a scacchi. Grazie. Se riuscirai a vincerne abbastanza, potrai competere nelle arene Grand Prix. Ci sono 3 arene Grand Prix a Mattonia. Sì. Se riesci a vincerle tutte, indovina cosa succede? Vai a far l'ultima gara? Oh, vinci un autodoro massiccio, batterie gratis a vita, un cucciolo. Perché un cucciolo? No, dovrai gareggiare nel Gran Premio Astro Coppa. Parliamo del campionato finale per eccellenza. Vincilo e sarai il più grande pilota di tutta Mattonia. Ok. Ora, ci sono un paio di cose che dovresti fare prima di tornare a vincere bandiere a scacchi. Stad ti farà il quadro della situazione. Ok, diamo un'occhiata alla mappa del mondo. Mappa del mondo, quindi... Quel triangolo sei tu. Ok, sono io, grazie. Visitando il mondo troverai delle attività con cui metterti alla prova. Venendo qui ne avrai vista una. Ecco 2 nuove attività tra cui scegliere. Benissimo. Entrambe sono evidenziate da un cerchio giallo. Può essere difficile orientarsi solo con una mappa, quindi impostiamo una tappa. Muovi il cursore su una delle sfide mondo evidenziate, poi spazio. Ah. Chiudi la mappa del mondo e segui la tappa. Ma domanda. Ah, la mappa è molto più grande, ammazza. No, no, no. Infatti mi sembrava un po' piccolina. Ma si distrugge tutto proprio. Ah vabbè, cioè, sta cosa è spettacolare, ragazzi. Ma quanto è bello sto gioco. io amo questi giochi così molto scanzonati, onestamente. Quindi che devo fare? Andare qua. Mappa raggiunta, spacca tutto. Spacca tutto. Spacchiamo tutto. Ah, devo distruggere i funghi. È tipo un minigioco. Andiamo a schiantarci. Prova a usare la curva rapida per svoltare tra un fungo e l'altro. Dacci dentro. Ma dovrebbe essere facile, ma Dio, velocità, insomma. Avvocato, velocità. Gli oggetti aumenta la barra del turbo. Sì, ma ora il turbo non mi sembra il caso. Faccio fatica ad andare dritto. Figuriamoci col turbo. Lascia sta, lascia. Vabbè, dai.
Toccare mattoncini non è solo divertente. È abbastanza semplice. E carica la tua barra del turbo. Ah. Ok. Già fatto. Pensavo fosse più complesso. E mo? Spacca tutto, ha già fatto, no? Allora, ah, l'altra... Cos'è questo? Viaggio rapido a garage. Ah, c'è proprio un viaggio rapido, figo. Ti do il benvenuto al garage. Se vuoi creare il tuo bolide personale... Ok. E dov'è? Grazie. Costruiamo! Entra nel garage. Vediamo cosa possiamo fare nel garage, più che altro. Costruisci tutto ciò che immagini. Ok, ok. Ciao, sono Sunny Monkey. Va bene. No. Ciao. Ti diamo il benvenuto nel nostro garage, dove potrai costruire un super veicolo. Ok. Abbiamo anche dei frappè alla banana gratis. Serviti ah, pure. Ah, grazie, addirittura, troppo. Tutti questi convenevoli troppo gentili. Sono stancanti. Mi serve una pausa. Nessun problema, Anki. Vado avanti io. No, no, faccio da solo. Vuoi andare subito al sodo? Mi piace, ma se hai bisogno d'aiuto, mi trovi qui. Puoi imparare molte altre cose. Va bene, basta però, Ti stai un po' accollando. Hai scoperto dove teniamo? Sì. Qui puoi imparare a costruire i veicoli. Premi accetta su uno dei veicoli per aprire le azioni. L'opzione modifica creerà una copia di questo capolavoro. E se scegli istruzioni, potrai imparare ad assemblare. Se termini la sessione di istruzioni del veicolo completando tutti i passi indicati, puoi sempre sapere quanti mattoncini di un veicolo sono ancora acquistabili. Cerca di ottenerne più che puoi, così potrai sbizzarrirti creando i tuoi mezzi. Vedi? Imparare è fantastico. Proprio così. Comunque è tutto per quanto riguarda la scheda collezione. Divertiti! Bellissimo comunque. Cioè uno può modificare le macchine con i mattoncini. Vabbè, io non ci capisco una fava, per essere onesto, Ah, ok. Così, no? Ma così non vedo niente però io. Boh, non lo so onestamente, raga. Modificatori. Va bene così al momento. Io non so. Non so nemmeno cosa fare. Si può fare qualcosa per uscire? Colore. Il colore si potrebbe cambiare però, No, vabbè. Come farà a vedere il nostro amico qua davanti con il vetro nero? E per salvare che devo fare? Domanda. Per salvare che devo fare? Che ho capito però. Esci da garage? Proviamo? Non ho ben capito questa cosa comunque. C'è un attimo da esplorare, però vedi. Che me l'ha fatto? Ragazzi, direi che per il momento può essere tutto. Il gioco sembra veramente stra divertente e interessante. Se volete vedere un po' di più fatemi sapere, mi raccomando, e vi ringrazio molto e ci becchiamo a questo punto alla prossima. Ciao ragazzi.